Al grande fratello mi sono candidato, mi sono offerto. Buongiorno a tutti, utenti di YouTube, da Leandro, conoscitore italiano. Aria profumata, quella di oggi, nubi nel cielo, ma nonostante questi grandi nuvoloni non mi blocco, non mi fermo, di conseguenza non mi freno nel realizzare i video. E oggi voglio parlarvi di qualcosa che di recente ho compiuto, o meglio, ho realizzato, un passo inaspettato. Quale? Ebbene, mi sono candidato al Grande Fratello per partecipare al programma in questione. Ora, cosa è successo? Io, siccome ogni giorno guardo i principali siti di news, tra cui Leggo.it, Il Messaggero, La Stampa, Il Corriere della Sera e chi più ne ha più ne metta, avevo letto un articolo dove era riportato che erano aperti i casting, o meglio, dove si era la possibilità di candidarsi proprio al Grande Fratello. E così mi sono detto tra me e me, perché non provarci? E c'era scritto addirittura che ci si poteva andare a candidare, quindi a, eventualmente parlando, essere presente al Grande Fratello come eventuale concorrente, semplicemente andando ad una pagina web, credo che sia quella di Endemol Shine, che se non vado errato è il produttore di questo reality show, e candidarsi, cioè inserire i propri dati personali, nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, indirizzo di residenza, dove vivi e via di seguito, e poi vedere quello che succede, vedere quello che accade, e quindi mandare la propria candidatura. Va bene? Detto fatto, ormai tutto punto, ho mandato tutti i miei dati e mi è arrivato anche un messaggino, o meglio, vi paleserò adesso al mio 3, il messaggio che è uscito fuori. Come qualcuno può dire, ma io non ci credo, caro Leandro, caro conoscitore, no? Alle tue parole, secondo me stai dicendo una menzogna, non è vero? Bene, carta canta, eccola qua, vedete? Aspettate, ma devo rimuovere di facto la, come si chiama? La luminosità automatica, altrimenti non si vede un accidente di niente. Va bene, quindi devo per forza di cose togliere la luminosità automatica perché non si vede un cacchio. Scusate, ma allora ci sono, ci sono, sto semplicemente, allora eccola qua, ingrandiamo, leggete, tutto vero, nulla di falso, nulla di inventato. Io sto facendo il fermo, fate il fermo immagine, fate una foto, così vedete che è tutto vero e tutto reale, non mi sto inventando niente. Allora, per chi non avesse letto, comunque per chi dice ti stai inventando tutto, bene, grazie, la tua candidatura è stata inviata con successo, punto esclamativo. La redazione si riserva di selezionare i candidati iscritti da contattare per il casting. Dai un'occhiata a tutti i casting aperti. Sotto c'è scritto Endemol Shine Italia, tutti i diritti riservati, partita IVA e via di seguito. Va bene? Facciamo vedere un'altra volta. Non si vede un tubo. Non si vede un tubo. Come vedete non dico mai menzogne. Ok? Ora, il mio problema qual è però? C'è un problema, c'è un però, ed è partecipare ai casting, io che ho problemi a livello di spostamento, meglio a livello logistico, ovviamente ce li ho. Perché? Perché comunque, se devo partecipare a un casting e io purtroppo non vivo in una, chiamiamola, zona o comunque in una realtà vicinissima, no? A dove si trova per fare il casting, quindi dovrò prendere dei mezzi, il pullman, probabilmente gli autobus, le metro no, perché io le metro non le prendo e non le prenderò mai più, per carità, per l'amor di Dio, io appena vedo, sto in metro mi sento subito male, quindi sto a pezzi, va bene? Però di mio diciamo che posso portarmi a, come si dice, collocarmi a dover stare lì, in loco, entrare in loco.
L'altra preoccupazione è il casting, perché non so se effettivamente parlando, però ho contattato per fare il casting, cioè io ho mandato i miei dati, ho mandato il mio video e ho mandato anche una foto mia, vera, autentica, ok? Perché in fase di registrazione, o meglio in fase di invio di dati, oltre ai dati personali, nome, cognome, data di nascita, dove vivi e via di seguito, dovevi mandare anche un video breve dove dicevi come ti chiami e via di seguito, perché vuoi andare al Grande Fratello e come si dice, chiamiamoli i tuoi pregi e i tuoi difetti, elencati almeno 3 pregi e almeno 3 difetti, va bene? Io quindi ho elencato, ho fatto questo breve video e gliel'ho mandato, va bene? Ora, ripeto, non so come andrà, però il problema è questo, è che di base non so se verrò preso. Se verrò preso dovrò recarmi in loco, l'ho preso, dovrò sostenere un casting, va bene? Il mio problema arriva fino a dove mi chiedo di andare, tutto qua. Comunque l'ho fatto, ho avuto il coraggio, non me ne pento, non me ne vergogno, sebbene io non sono un grande fan del Grande Fratello, anzi a me non è, è un programma che non guardo, che non vedo, però... Siccome sono un personaggio abbastanza di punta del web, forse potrebbero prendermi. Infatti, in fase di registrazione, c'è un reparto dove bisognava inserire il proprio canale YouTube, se una persona ce lo ha, e il proprio profilo di Facebook. Io ho messo sia il mio profilo di Facebook ufficiale che ovviamente il mio canale YouTube. Va bene? Come vedete, Leandro ha i testicoli, ha il coraggio, perché pure candidarmi non è semplice, no? Devi avere il coraggio, ecco, sì, per chi non si lo vedesse, ecco qua. Spero che si veda qualcosa, purtroppo c'è poca luce. Comunque, è tutto vero, non sto scherzando. Ora avete avuto la prova del fatto che di fatto, ho fatto quello che volevo. Punto e a capo. Bene, qualcuno probabilmente dirà, ma sei un personaggio sbagliato, laconico, hai fatto una sciocchezza. Ragazzi, ognuno fa quello che vuole nella vita. Io voglio avere un po' più di successo, voglio avere un po' più di visibilità e magari, perché no, coltivare la mia fanbase sempre di più e arrivare magari a livelli più alti, più elevati, tutto qua. Perché in fondo, la vita di una persona come me, di un essere umano, si basa anche su questo, cioè si basa anche nel ricercare più visibilità, maggiore successo, una quantità di pubblico in più. Sì, sono stato in TV tante volte, alla radio tante volte, però magari partecipare realmente ad un programma TV vero e proprio come Grande Fratello, essere presente quindi ogni giorno quasi su Canale 5 o su Iris Mediaset, perché poi vanno in onda le repliche, no? Sarebbe per me un altro piacevole momento, potrebbe essere il giusto trampolino di lancio, perché no? Ed infine, come già ho detto anche nel piccolo video che ho mandato alla redazione del Grande Fratello, o meglio di Endemol Shine, è una sfida con me stesso, contro me stesso, e anche un modo per capire gli altri, per capire più le persone, per capire più me stesso, tutto qua, va bene? Io vi ringrazio in primis per la visione, in secundis per l'ascolto di questo video di oggi. Iscrivetevi, mi raccomando, commentate, fatemi sapere cosa ne pensate, guardate che magnifici colori che la natura vi offre, che la natura mi offre, va bene? Vi aspetto, non condannate le mie scelte perché sono scelte mie, personali, individuali, non mi vergogno, di cosa mi devo vergognare? Ho rubato, ho ammazzato, ho ucciso, ho stuprato? No, è una scelta, ho voluto candidarmi al Grande Fratello, punto e a capo. Bella per voi, bella per tutti, ciao da Leandro, conoscitore italiano.